fatto. Sì. Indagini della polizia sulla guardia di Camosa avvenuto ieri a Sporticelli, quartiere alla periferia est di Napoli, costato la vita al pregiudicato Gino Agenino. L'uomo è stato raggiunto dai killer che hanno esploso numerosi colpi di pistola davanti a un liceo scientifico. Ferito per errore anche un perito assicurativo che è stato colpito alla schiena da un proiettile. È vivo per miracolo. Le sue condizioni restano gravi, ma se la caverà senza conseguenze. Dopo l'osservazione al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare è stato trasferito in chirurgia generale dove è stato ricoverato. Si è risvegliato dopo oltre 5 giorni di coma indotto il 19enne Alhaji Bob, richiedente asilo del Gambia, ferito venerdì scorso con un colpo di pistola da uno dei gestori del centro temporaneo di accoglienza di Gricignano d'Aversa nel Casertano, dove il giovane migrante era ospitato. Bob, ricoverato all'ospedale Cartarelli di Napoli, dovrà ora essere sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile che, dopo essere entrato dalla bocca, si è fermato alla gola a pochi millimetri dalla colonna vertebrale e dal midollo osseo. Si temono danni permanenti anche alla voce. Peraltro il giovane ha subito la completa rottura della mandibola e la perdita di quasi tutti i denti. Il 43enne aggressore Carmine Della Gatta, socio della cooperativa sociale Prometeo, resta in carcere in attesa di conoscere la data in cui si terrà l'udienza davanti al tribunale del riesame di Napoli. La polizia ha arrestato a Napoli due cittadini magrebini residenti in Francia, trovati in possesso di circa 42.000 euro in banconote false. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Poggio Reale nell'ambito di una vasta indagine contro il fenomeno della produzione e svendita di banconote false. I due, che soggiornavano in un noto albergo della città, sono stati trovati in possesso della somma di circa 42.000 euro composta da banconote del taglio di 20 e 50 euro contraffatte. Alla vista degli agenti hanno tentato di disfarsi dell'intera somma custodita in una busta di cellofan lanciandola dalla finestra dell'albergo, ma l'espediente non è servito ad evitare l'arresto. Operazione antidroga sull'asse Napoli-Vallo di Diano. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato 9 persone, 3 donne e 6 uomini, tutte accusate a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, perquisite abitazioni nel quartiere Monticelli di Napoli e sequestrate oltre 4.000 dosi di droga per 55.000 euro. I militari hanno smantellato, dopo mesi di indagini, l'organizzazione malavitosa che operava nel territorio del Vallo di Diano. Eroina, cocaina e hashish venivano acquistate nel napoletano e poi distribuite in diversi comuni del Vallo di Diano per un giro d'affari negli ultimi mesi stimato in oltre 200.000 euro. Controlli da parte della Guardia di Finanza di Salerno nel contrasto del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. I militari in servizio nello scalo portuale cittadino hanno intensificato i controlli delle merci in entrata e uscita dal territorio nazionale, sia all'interno dell'area portuale che nelle immediate vicinanze. Le attività condotte nell'ultimo mese nello specifico settore operativo hanno consentito il sequestro amministrativo di oltre 20 kg di tabacchi privi dei contrassegni di Stato, segnalando 5 persone all'autorità competente. I carabinieri del nucleo operativo di Poggio Reale hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per cumulo pena emesso dalla Procura di Napoli a carico di Salvatore Brando, un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine, che dovrà espiare 4 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione per vari reati commessi nel tempo, che vanno dall'associazione per delinquere alla violazione della normativa sul diritto d'autore alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Gli autori dei roghi sono sempre persone del posto. È accaduto così anche sul Vesuvio, che è stato un cittadino del luogo. Parola del generale Sergio Costa, comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, che ha un quadro chiaro sui piromani che la scorsa estate hanno devastato le pendici vulcaniche. Sono stati individuati quasi tutti gli autori degli incendi che hanno aggredito la Campania. Le statistiche confermano che si tratta in generale quasi sempre di roghi appiccati da cittadini del luogo, e questo deve farci pensare che l'attenzione sui microterritori deve crescere, ha aggiunto il generale Costa, parlando della necessità di piani antincendio e prevenzione.
ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Martedì 9 maggio.